Buongiorno, oggi vi voglio proporre un testo che si trova in Ezechiel, capitolo 18, versetto 31 e 32. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivete. Una delle cose più difficili al mondo per l'essere umano è quello di riconoscere di aver errato. Non è facile ammettere l'errore quando si è colpevole, è più facile dare la colpa all'altro. Subito dopo la trasgressione del comandamento divino, Adamo diede la colpa ad Eva, Eva diede la colpa al serpente e alla fine il colpevole fu Dio perché creò il serpente. In questo testo di Ezechiele, i figli danno la colpa ai genitori per quello che stanno vivendo loro. Questo gioco di gettare la colpa all'altro continua da allora fino ai nostri giorni. Quando si sbaglia è più facile dare la colpa agli altri, ai genitori che non ci hanno educato bene, alla moglie, al marito, ai figli, al datore di lavoro e la lista può continuare. Dando la colpa all'altro però diamo la colpa a Dio che ha messo accanto a noi quella persona. Il più grande problema di un errore non è l'errore stesso, ma è quello di non ammetterlo. Riconoscere l'errore, prima di tutto, è una prova di maturità e secondo, aiuta a migliorare te stesso. Dio, attraverso Ezechiel, afferma in questo testo che la colpa non è dei genitori, ma dei figli stessi. Questo testo vuole responsabilizzare l'essere umano, consapevolizzarlo del fatto che tutti sono fallibili e il problema non è tanto l'errore quanto l'ostinazione di riconoscerlo, l'orgoglio. Il salmista afferma: tutti sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. E Paolo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma felicemente non si ferma qui, continua: sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Alleluia. Dio non trova piacere nel punire il colpevole. Lo dice due volte in questo capitolo. Lui trova piacere quando il colpevole riconosce il suo errore e si converte. Non puoi crescere, migliorare te stesso se non riconosci l'errore. Uno dei più grandi problemi della vita non è sbagliare, ma persistere nell'errore. Il giudizio di Dio non è un'applicazione fredda della sua legge per quello che sbaglia, ma ha lo scopo di consapevolizzare l'essere umano che è nell'errore e di redimerlo. Tutto quello che Dio fa ha come scopo la redenzione dell'essere umano. Questo testo mi fa pensare a uno dei testi più profondi dell'Antico Testamento che ci mostra la passione che Dio ha per la sua creatura, la lotta che è nel suo cuore quando lui, l'essere umano, non vuole ammettere di essere sbagliato. È stato chiamato il singhiozzo di Dio e si trova in Osea, capitolo 11, versetto 8. E dice così: come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Dio ama l'essere umano con un amore incondizionato e proprio per questo quando sbaglia lo deve correggere. Quello che non ti corregge non è un amico, ma un nemico. Colui che ti ama veramente ti corregge quando sbagli perché vuole che tu migliori. Proprio perché ti ama, Dio vuole il meglio per te. Dio ti corregge e ti dice: l'orgoglio, l'incapacità di conoscere gli errori conduce alla morte. Prima alla morte spirituale e poi alla morte eterna. Ti consiglio dunque di riconoscere il tuo errore, solo così puoi avere vita in abbondanza. Ovvero solo così si cresce, si migliora. La conversione, ossia riconoscere l'errore, non è un atto, ma uno stile di vita. La scelta è nelle tue mani. Orgoglio, testardaggine che porta alla morte, perché quando smetti di cambiare, di crescere, di migliorare, sei già morto. O conversione che porta alla crescita, al miglioramento, ovvero alla vita, perché solo dove c'è vita esiste cambiamento, crescita, miglioramento.